siete uno grande popolo. Io voglio ringraziare il popolo italiano per tutto quello che mi avete dato, per tutto il calore che mai mi avete fatto mancare. Oh, quanto calore voi italiani mi avete dato. 4 volte mi avete bruciato baracca, dico. Diego Parasole, Claudio Batta, Luca Clobas pensavano di scampare dalla morsa di TV Popolare, invece no, perché loro fanno spettacoli anche con temi sociali. Quindi noi siamo qui per sapere cosa state facendo con questo Comici Associati. Di che cosa si tratta? Comici Associati nasce da un gruppo di comici che trattano tematiche sociali, ambientali, di integrazione, di cibo, alimentazione e tutto il resto, in maniera comica ma anche divertente. E questo gruppo di comici ha deciso di consorziarsi perché vogliamo trovare strade diverse, canali distributivi diversi, modi di arrivare al pubblico, non solo quello magari istituzionale dei teatri, e quindi è un progetto in qualche modo di diffusione della comicità di contenuti. Sono momenti difficili, la gente fa più economia, sta attenta a come spende i soldi. Molta gente adesso non è neanche partita per le vacanze di Pasqua. Un mio amico mi ha detto: sì, io e mia moglie partiamo, ma solo perché abbiamo trovato un viaggio last minute, 2 persone al prezzo di uno, so che io faccio l'andata, lei il ritorno, cioè sono momenti così. Come comici ci siamo messi in società e siamo comici autogestiti, non abbiamo un'agenzia e abbiamo preso una segretaria, l'abbiamo sfruttata, la stiamo sfruttando. Questo è un bene. La sottopaghiamo. Sottopaghiamo e niente, è lei che ci gestisce, quindi è un po'. Quindi siete dei comici a filiera corta, fondamentalmente. Bravissimo. Gesù, cosa c'è, Giovanni? Ho trovato dei funghi in offerta speciale, ciò. Cosa faccio? Li prendo per un bel risottino? Che funghi sono? Chiodini! No! Poi c'è una cosa che vorrei aggiungere, nel senso che Comici Associati è anche impegnata proprio dal punto di vista della testimonianza, della ricerca su tematiche sociali, anche dal punto di vista del volontariato. E per esempio Luca Clobas è appena scomparsa dei quadrifogli, che è un periodo che non si trova più. Esatto, Luca Clobas, per dire, è appena tornato dall'Ruanda. Sì. Dici 2 parole, giusto per dare l'idea. Beh, in ruandese non ce l'ho fatta, sono stata là una settimana, no. Sono andato là per cercare di tirare su dei soldi, perché purtroppo in quei posti si fa solo dei soldi, perché hanno non bisogno per noi, di dillo. No, non per noi. Per la costruzione di un acquedotto, perché queste persone hanno bisogno di acquedotto. Hanno l'acqua, però non gli arriva, quindi. È come non averla. Esatto. E allora a questo punto interviene TV Popolare, che essendo una televisione libera, gestita dal basso, gestita dalla democrazia diretta, questo modo, quindi veramente non ci sono soci di maggioranza, ma viene gestita dai cittadini. Ci piacete, fondamentalmente ci piacete. Quindi grazie. Cosa possiamo fare ensemble? Non lo sappiamo ancora, bene. Non lo sappiamo ancora, però di sicuro qualcosa insieme faremo. Ci piace l'idea, sì, ci piace a tutti. Sì. Ci piace. Volevamo vendere lauree, diplomi, cose che stiamo facendo, così è un'idea che c'è nata. Esatto. C'ero dall'Albania? Ma di quelle lauree, cioè un lauree su misura, uno vale una lauree in prosciutto e funghi, noi facciamo la lauree in prosciutto e funghi. Cioè, comunque molto presto Comici Associati saranno di pesca, su TV Popolare. Sì, questo dipende anche da voi. Da voi. Da voi. Da voi. Da voi. Da voi. Allora, grazie, due. Ah, no. Grazie a Comici Associati e a presto su TV Popolare. Ciao. Ciao.